ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video qui da Bo1926 che vi parla e siamo tornati quest'oggi in questo mio nuovissimo video. Prima di iniziare col video vero e proprio volevo farvi una specie di proposta che poteva aiutare sia me sia voi. Da questo momento in poi sotto i commenti, allora coloro che si iscrivono possono scrivere sotto i commenti iscritto e io non solo ricambierò sul loro canale, quindi mi iscriverò, lascerò un like, cercherò di fare più visualizzazioni possibili, ma inoltre vi pubblicizzerò nel prossimo video. Quindi non perdete questa occasione, iscrivetevi e lasciate il commento sotto al video con scritto iscritto e scusate il gioco di parole, e io vi pubblicizzerò nel mio prossimo video. E inoltre mi iscriverò anch'io, come appena detto. Allora, siamo qui quest'oggi, iniziamo il video, per parlare della partita che si è svolta ieri tra Napoli e Atletico Madrid. Allora, per precisare, il Napoli ha fatto una grande partita. Una grande partita contro un avversario molto difficile. Andiamo ad analizzare la partita. La partita, diciamo, ci sono stati un primi 22-23 minuti in cui c'è stato grande equilibrio, però soprattutto possesso palla del Napoli. Al 24esimo, diciamo, è arrivato il primo squillo, e infatti da lì è partita la vera e propria partita, perché Griezmann ha colpito di testa un pallone che Reina ha fatto, devo dire la verità, una grande parata, e poi l'azione si è svolta lì, qualche rimpallo alla fine, per fortuna il Napoli si è salvato. Poi il Napoli ha subito risposto con un tiro di Kirikesh dalla lunga distanza e poi al 32esimo è arrivato il rigore per il Napoli su Callejon, che è stato atterrato in aria sul rigore, sul dischetto purtroppo va Milik che purtroppo sbaglia. Il rigore si vedeva un po' tutti l'hanno detto, si vedeva un po' dove avrebbe tirato, si era già capito dall'inizio, quindi diciamo purtroppo Milik ha sbagliato, perché veramente con il rigore Napoli poteva indirizzare dalla sua parte la partita. Il Napoli però non si è scoraggiato dopo il rigore, ha continuato ad attaccare, tant'è vero che Insigne al 44esimo ha fatto un gran bel tiro, uno dei suoi insomma a giro, veramente un bellissimo tiro che Oblak si è diciamo ritrovato costretto quasi a uscire dalla porta per parare il tiro. Veramente il Napoli quindi non si è mai scoraggiato durante il primo tempo. Stessa cosa durante il secondo tempo, il Napoli praticamente domina anche l'inizio del secondo tempo e finalmente arriva il gol al 56esimo su cross di Goulam, una bellissima volée di Callejon che praticamente prima colpisce a terra e poi va praticamente nell'angolino in cui il portiere dell'Atletico di Madrid non sarebbe mai potuto arrivarci lì. Il Napoli continua a dominare anche dopo il gol, continua ad attaccare, c'è qualche piccola reazione dell'Atletico di Madrid, ma nulla di che. Il primo vero e proprio squillo dopo il 24esimo minuto dell'Atletico di Madrid è stato il gol, che come al solito ricominciamo come abbiamo finito l'anno scorso, con un mezzo errore difensivo, una mezza sfortuna, insomma. Perché? Perché praticamente arriva questa azione, se non mi sbaglio, di Griezmann con un paio di rimpalli, Koulibaly che non mette il piede in tempo sull'avanzamento di Griezmann, Kirikesh in ritardo forse un poco su Torres, Serena che poteva fare qualcosa di più su quel tiro, perché è vero che ha cambiato un po' di direzione ma non è stato reattivo abbastanza, e l'Atletico di Madrid arriva al pareggio. Poi praticamente Sarri cambia mezza squadra, già prima ha cambiato mezza squadra, prima del gol dell'Atletico, sia dopo. Questa cosa secondo me ha un po' scombussolato tutti i ritmi del Napoli, inoltre sono entrate principalmente riserve, abbiamo visto Mario Rui, Giaccherini, veramente alcuni, Maximovic, sono entrate insomma le riserve, quindi diciamo che a parte Mertens la squadra era un po' la seconda squadra, a parte Mertens e Koulibaly. Poi che cosa succede? Arriva prima una punizione molto pericolosa di Mertens, poi praticamente arriva il gol nuovamente dell'Atletico Madrid all'80esimo, altro errore difensivo, perché come al solito, come abbiamo finito l'anno scorso, ricominciamo di nuovo quest'anno.
Perché, come già detto prima, l'errore dell'anno scorso spesso succedevano, ed è successo nel primo gol, l'errore dell'anno scorso spesso succedevano ed è arrivato anche nel secondo gol, perché da palla inattiva su calcio d'angolo nessuno prende quel pallone e purtroppo Vietto segna praticamente una zampata. Devo dire la verità, mi dispiace tantissimo. Il fallo di Godin ci arriviamo dopo. Mi dispiace tantissimo perché veramente il Napoli ha giocato una grande partita, ha dimostrato secondo me, a parte il risultato, forse di essere quasi alla pari con l'Atletico Madrid, che è una grande squadra che negli ultimi anni ha fatto anche la finale di Champions, che negli ultimi anni arriva sempre nelle prime posizioni, non solo in Champions ma anche nel campionato spagnolo, quindi è veramente una grandissima squadra. Quindi il Napoli ha dimostrato di essere più o meno alla pari. Detto questo, c'è anche da precisare che questo è il calcio d'estate, sono amichevoli. Meno male che è successo adesso e non succede durante l'anno. Io dico sempre così. Detto questo, arriviamo un po' al nocciolo, di quello che è la fine della partita, che è l'espulsione di Godin. Allora, Godin, questa cosa può aver un poco condizionato la partita, perché Godin già doveva essere espulso prima. E non è tanto il fatto che non è stato espulso, quindi non è rimasto in 10 l'Atletico, ma è il fatto che l'Atletico, se avesse avuto una botta come l'espulsione, perché se non mi sbaglio è arrivato intorno al 65esimo, 70esimo, il primo intervento durissimo da espulsione su Mertens di Godin, e l'Atletico più che rimanere in 10, la botta che poteva avere era una botta, diciamo, morale, perché l'arbitro faceva capire all'Atletico Madrid che interventi così non ne potevano fare più. L'Atletico Madrid, c'è da precisare che nel finale di partita è stato molto duro nei confronti dei giocatori del Napoli per quanto riguarda gli interventi. Quindi l'Atletico si sarebbe calmato e forse il Napoli avrebbe anche potuto vincere la partita, perché il Napoli, diciamo, è stato condizionato da questo gioco molto duro dell'Atletico. Detto questo, Godin è stato espulso su un intervento ancora più duro di quello che aveva fatto su Mertens. Un intervento bruttissimo, tant'è vero che Unas si è fatto male. Mi dispiace tantissimo, me la sono presa assai per quello che è stato l'intervento che ha fatto Godin, perché doveva essere espulso prima, è stato espulso dopo e ci ha fatto pure male il giocatore. Quindi devo dire la verità, diciamo, insieme al risultato è l'unica pecca di questa partita. Speriamo non sia nulla di grave per Unas, perché veramente è un grande giocatore, si è visto anche ieri, ha fatto molto bene anche nelle partite precedenti, anche col Chievo ha segnato lui, quindi speriamo non sia nulla di grave. Ragazzi, dato che ve l'ho portata già troppo lunga, sono ormai 8 minuti, io vi saluto, ci vediamo se non oggi pomeriggio, che avrei in programma qualcosa, domani sicuramente, per un nuovissimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ricordate della proposta che vi ho fatto. Probabilmente qui nelle schede vi lascerò anche un sondaggio se il Napoli meritava o meno la sconfitta. Se non vi riuscirò a lasciare nelle schede, scrivetelo qua sotto nei commenti. Condividete il video con i vostri amici e mettete un bellissimo like. Detto questo, ragazzi, ci vediamo domani e alla prossima. Scusatemi, errore da principiante. Non avevo finito il video perché in realtà vi dovevo dire una cosa che mi ero completamente dimenticato. Come avevo anticipato prima, avevo detto che forse stasera avrei portato un video, però non, sul momento non mi ero ricordato. Allora, il video che vi porterò stasera sarà del commento della seconda partita, perché ricordiamo che il Napoli giocherà anche stasera, quindi contro il Bayern di Monaco, partita molto difficile. E inoltre può darsi anche che stasera, cioè proprio verso il tardi, vi porterò anche un piccolo commento su quello che sarà il terzo turno preliminare di Champions, perché stasera cioè, si giocheranno il ritorno delle partite del terzo turno preliminare di Champions, quindi squadre che il Napoli potrebbe affrontare il prossimo 15 o 16 agosto per l'andata del playoff di Champions League. Detto questo, ragazzi, davvero adesso chiudo il video, ci vediamo alla prossima.